Salve a tutti ragazzuoli, come state? Oggi siamo tornati finalmente qui sul canale con una nuova reaction, o per meglio dire nuovo highlights. Dopo che Sampdoria Roma non l'ho commentata con Roma Crew, ma l'hanno raccontata benissimo gli altri ragazzi. Tra l'altro abbiamo anche vinto, quindi probabilmente sono io che porto male. E va bene, oggi siamo tornati con Roma Udinese, giornata numero 32 di Serie A, giornata molto importante perché io non voglio fare discorsi Champions e altro, però comunque sia, siamo sempre lì e quindi noi corriamo poco, ma le altre corrono apparentemente anche di meno, quindi vediamo un attimino che cosa succede da qui a fine stagione. Oggi vi racconteremo come sempre questo match, sperando che vada bene. Voi tra l'altro già sapete il risultato finale, quindi ditemi la vostra nei commenti su questa partita come sempre. Io adesso esco di casa, vado a un'idea studio, raggiungo PF e Rudy Zlatan e vi raccontiamo Roma Udinese. A tra poco. Ragazzuoli, siamo qui pronti a partire per il racconto di Roma Udinese. Siamo noi tre al commento, quindi forza ragazzi. E forza Roma. Forza Roma, soprattutto. Bravo direttore. Sabato 13 aprile 2019, buon pomeriggio e ben ritrovati su Roma Crew. Benvenuti a Roma Udinese, giornata 32 di Serie A Team. Io sono Federico Marconi e vado a presentare il mio parterre di questo pomeriggio. Parto dal direttore PF. Buonasera. Buonasera. Buonasera Se non Fede, ti smuti, buonasera a tutti gli direttore, amici che sono a però anche. casa, ma io oggi non so quante cose sto facendo al secondo. Troppe. Sono anche in ansia per questa Roma perché dobbiamo fare assolutamente 3 punti per rimanere aggrappati a quel sogno chiamato Champions E allora vado a League. presentare il nostro Lele Adani, vado a presentare Gianluca Benedetti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie mille per avermi presentato subito, per me è un onore. Mentre il direttore di gara, che è Di Bello, sta per dare il calcio d'inizio, lo Ma fai in che sei questo istante. finita? Lo dico Esattamente, come bravo, sempre questa volevo cosa. fartelo dire. Occhio perché siamo già dall'altra parte con la corsa di Lasagna, posizione ancora regolare, calcia col sinistro e pallone che termina sul fondo con Mirante attento sulla traiettoria, ma Lasagna parte tantissime volte alle spalle di uno tra Manolas e Fazio. Noto che l'Udinese fa quello che fanno le squadre, soprattutto ultimamente quando affrontano la Roma. Tentano il lancio lungo a scavalcare la difesa perché conoscono le difficoltà della squadra giallorossa. Insomma, l'abbiamo vista andare in affanno su questo tipo di situazioni. Manolas per Juan Jesus che va da Zaniolo, c'è cioè il movimento Bravissimo. di Dzeko, premiato immediatamente, vertice destro, vuole crossare, riprende il Bravo. fondo, la mette verso il Shaarawy che di testa non trova la porta, Buono. 29esimo. La Roma che recupera con Daniele De Chic, Rossi. che ha recuperato l'ennesimo pallone, poi De Rossi in scivolata, palla che diventa buona per Dzeko, che è anche in posizione di sparo da lì. Bravo, Lascia a brava, brava. Cristante, pensa al destro, invece scava per Marcano che la mette giù. Sceglie anche il sinistro! E vola Musso! Si è impazzito Marcano. Sì, se l'è portata sul sinistro, io pensavo crossasse da lì. Comunque che bello quando vedi quei segnali, Sì. tutti in scivolata, cattivi a cercare la palla, come ha fatto Schick nell'ultimo caso. Dentro Florenzi al posto di Juan Jesus, questo è il primo cambio, ed entrerà anche Lorenzo Pellegrini. Poi allarga sulla destra, bene per Larsen che torna all'indietro, il Bravo. Shaarawy qui interviene, ma la palla è comunque buona per Mandragora. Ancora a destra da Larsen che si coordina per il cross, scivola ma la mette comunque verso Kaká di testa, No. Mirante e il pallone che stava uscendo poi Sì, Florenzi. l'avevo quasi vista dentro. Mamma mia, qui Mirante forse è beffato dal rimbalzo, come dicevamo prima. Palla che sbatte a terra davanti al portiere della Roma, rivediamo il tutto. Cerca di ributtare palla avanti. Bene per Bello. Pellegrini che la mette giù e può crossare. Eccolo il pallone Bello. pennellato sul secondo palo. Lungo Peccato. per tutti, non per il Shaarawy che la tiene e può riprovare a crossare. Lo fa bene, colpo di testa di Dzeko No. sul fondo. È un Che toglie la peccato. palla a Costas Esatto. Manolas, ragazzi. Io lo sento nell'aria. Dai ragazzi, spingiamo. Sai anch'io a questo punto. Mancano 25 minuti abbondanti, più recupero. Non Ancora strade Florenzi, l'affetto. guadagna qualche metro, finta il cross col destro, lo mette col Bello. sinistro, secondo palo, Dzeko e La parata di Musso vola. Musso. E Musso vola in calcio d'angolo e qui aveva impattato benissimo Edin. Ma c'è ancora calcio d'angolo, Roma che è sempre lì, sta crescendo, il gol è nell'aria, va Pellegrini nel mucchio, Manolas e No, non è vero. De Rossi. Fofana, Fofana la butta fuori da mezzo. Che è successo? Neanche che erano 30 centimetri, la butta fuori. Questo non si sbaglia mai. Buttala dentro. Il Shaarawy la lascia lì a Dzeko, che non trova proprio il pallone. A rimorchio c'è comunque Cristante. Il Shaarawy Vai, d'esterno. vai Bella! Edin, vai Edin, Pellegrini! Roma 1, Udinese 0. La sblocca, non sbaglia. Il gigante è buono. Ma che palla ha dato il Shaarawy? Sì, Che palla, d'esterno. l'abbiamo detto, o interno o esterno. E da una palla Bellissimo. di prima che mi ricorda un po' il capitano in questo momento. E finalmente un gol di Edin all'Olimpico. Roma 1, Udinese 0. Finalmente la partita si mette come piace a noi. Palla filtrante splendida
di Sharawi d'esterno con un Edin Dzeko, sì, che beffa Musso, posizione regolarissima con Daniele De Rossi a terra. Tanto è pronto ad entrare Cengizunda al posto di Daniele De Rossi. Sì, sì. Che ha dato non tutto, forse anche di più. Si abbassa Pellegrini, si va a mettere Zaniolo al centro o Hunder a destra. Pellegrini, che lo diciamo ragazzi, ha cambiato anche un po' il volto della partita, eh. Qui i cambi hanno fatto bene, secondo me bene, assolutamente, sì. Partita vero. Letta molto bene da Ranieri. 30 secondi ancora, De Paul non la tiene, rimessa per la Roma. Lo chiediamo agli amici a casa, secondo voi chi è stato il migliore in campo? E poi lo diremo noi. Intanto classifica che cambia con la Roma che torna sopra al Milan, 54 punti. Finisce qui. Triplice fischio. Roma batte Udinese 1-0. La Roma in questo momento è al quarto posto e stasera c'è Milan-Lazio. Dai. Quindi forza ragazzi, forza ragazzi. Decide il gol di Edin Dzeko al 67esimo. Una Roma che comunque ha voluto questa vittoria. Una partita non facile, lo sapevamo. Udinese che ha dato filo da torcere ai giallorossi. Però ripeto, l'abbiamo voluta, siamo stati cattivi e ce la meritiamo. Detto questo, io ringrazio Gianluca per essere stato con noi per questa splendida partita alla fine, perché ci è piaciuto tanto. Sì, è vero. Grazie a voi, splendida partita, e grazie per farmi raccontare la partita e la Roma nel migliore dei modi. Che bello, che bello, per quanto è carino. Mi sono bagnato. Grazie al nostro bomberino Federico Marconi. Grazie a te, grazie a chi ci ha seguito, che tra l'altro sta commentando con hashtag RomaGrigo porta bene. Grazie Roma per questi tre punti. Assolutamente sì, grazie a voi, grazie Roma, grazie a voi che ci avete seguito. Io vi saluto e vi ringrazio. Non la chiudiamo noi, perché la chiudete voi e molto probabilmente anche il Milan stasera. Speriamo. Ciao. No, speriamo di che. 0-0. È sempre Forza Roma. Ciao, appuntamento ragazzi a martedì. Ciao.